A differenza delle altre patologie della neuropsichiatria infantile, questa sindrome fetoalcolica da esposizione all'alcol precoce si accompagna a un dramma che è quello della prevenzione, perché si può prevenire. Tutto il resto di cui ci occupiamo non si può prevenire, ma questo sì. E quindi laddove anche per ignoranza un genitore, anche in modo incolpevole, perché semplicemente non lo sa, non è stato raggiunto dall'informazione, anche che una piccola dose può esporre a rischi così grandi, incorre in comportamenti non adatti, ecco, abbiamo in più il problema del sostegno alla genitorialità, perché naturalmente, è un tipo di problema, che è legato al comportamento e quindi i genitori hanno bisogno proprio di essere molto sostenuti e anche la società però di non smettere di lavorare per diffondere queste informazioni. Assolutamente. Per il clinico ci si pensa, diciamo, troppo poco, e veniva spiegato bene, è come se la medicina ancora fosse un po' settoriale, no? Se vado da uno specialista pensa a trattare e curare quell'ambito, ma questa sindrome ci obbliga a fare rete nel vero senso, cioè siamo tutti alla pari, tutti insieme, a dover avere in mente e condividere questo pensiero guida. Rispetto che esiste questa problematica, una problematica sociale molto diffusa, sempre più diffusa, quasi paradossalmente più adesso che in passato. Sulla genitorialità invece adottiva, naturalmente va sempre pensato, perché laddove l'anamnesi è sfumata, non hai dati a disposizione, non è sbagliato agire come se, anche se non hai la certezza che puoi esitare nel pezzo di carta, no, che ti dà proprio la diagnosi. Anche forse dei diritti, però dal punto di vista riabilitativo, ipotizzare che i circuiti neuronali di quel bambino, laddove c'è un ritardo neuroevolutivo, un ritardo di sviluppo, possono aver subito un danno, quindi non soltanto un ipostimolo ambientale che può spiegare perché quel bimbo non sviluppa delle funzioni, ma anche un danno neurologico prenatale durante la gravidanza, va pensato e agire come se non si sbaglia. Quindi rilevazione precoce, precocemente progetti riabilitativi e presa in carico a tutto tondo degli aspetti fisici, comportamentali, emotivi e anche delle autonomie del bambino che vanno iniziati a trattare molto precocemente.